Bentrovati amici radio e telespettatori di RTC, siamo in diretta, ore 19 di mercoledì 19 giugno 2024 dagli studi televisivi di RTC, un ben ritrovati a tutti voi che ci seguite in TV, sui canali 78 e 88 e anche in radio su RTC Radio Catanzaro. Oggi continuiamo ad incontrare gli amministratori del territorio, continuiamo a scoprire i nostri centri calabresi, la volta di Cropani in provincia di Catanzaro, un ridente comune dell'Alto Ionio Catanzarese che si sviluppa tra collina e mare, e quest'oggi abbiamo voluto invitare l'amministratore del comune di Cropani, ovvero il sindaco Raffaele Mercurio. Ben trovato Raffaele, ben trovato Buonasera, sindaco. buonasera. E abbiamo con noi anche il consigliere comunale, nonché delegato a turismo e ambiente, Lino Riccio, ben trovato anche a te. Buonasera, buonasera. Parleremo di Cropani, che come dicevo è un centro importante dell'Alto Ionio Catanzarese, con tante risorse, tante potenzialità ancora da sfruttare, da capitalizzare appieno, totalmente per un reale ed effettivo sviluppo. Cropani, il suo nome viene dal greco kropos, significa terra grassa e fertile. Il centro si trova in una posizione invidiabile, dalla quale si possono raggiungere in brevissimo tempo sia la montagna, ovvero la Sila, e soprattutto il Mar Ionio, che insomma bagna proprio Cropani nella sua frazione, nella sua località marina. Nella parte collinare del territorio, caratterizzata dalla presenza della macchia mediterranea e di estesi oliveti, si trova il centro abitato più antico. Il turismo balneare è la principale fonte di reddito per Cropani, che durante i mesi estivi quintuplica addirittura la sua popolazione. Dall'altra parte del fiume Crocchio, che bagna l'intero territorio fino a sfociare nello Ionio, trova spazio anche la piccola frazione di Cuturella di Cropani. Ricordo che Cropani si divide di fatto in tre frazioni, ovvero Cropani Borgo, Cuturella e Cropani Marina. Cropani Marina, come dicevo, insomma, è la frazione che poi nel periodo estivo chiaramente conta il maggior numero di abitanti. A proposito di abitanti, Cropani è cresciuta, sono ben 4.830 in base agli ultimi dati. Quest'oggi vogliamo fare con il sindaco Mercurio chiaramente anche un bilancio della sua amministrazione, perché il sindaco Mercurio si avvia a concludere la sua prima legislatura, in quanto è proprio nel quinto anno di governo, di mandato, è stato scelto 5 anni fa dalla popolazione di Cropani. Allora, sindaco, io ti chiedo veramente una battuta per rompere un po' il ghiaccio, insomma, quinto anno di amministrazione, tante cose, insomma, tanti obiettivi, ipotizzo, avrete centrato, però, insomma, chiaramente poi nel momento in cui si pianifica una programmazione per un comune, e non è mai semplice amministrare i nostri comuni in Calabria per una serie di emergenze, di criticità, insomma, di obiettivi ce ne sono ancora tanti. Allora io ti chiedo intanto in sintesi una battuta iniziale proprio su questo aspetto, insomma, i risultati raggiunti e gli obiettivi che vi ponete da qui alla fine. Ricordo che si voterà nella prossima primavera a Cropani per il rinnovo del Consiglio Comunale. Prego. Sì, intanto grazie per l'invito e soprattutto grazie per la bella introduzione con la quale hai Poi egregiamente. torneremo anche sugli aspetti artistici di Cropani, con Spiegato. tante chiese, con tante cose da vedere. Certo. Insomma, spiegato bene e sinteticamente Cropani, insomma, un po' la sua storia, come è strutturata. Beh, noi sì, andiamo oramai. Siamo nell'ultimo anno di questo primo mandato e chiaramente sono tantissime le cose delle quali si potrebbe e si può parlare. Sicuramente una delle cose dalle quali dobbiamo partire sono le condizioni purtroppo finanziarie, sociali e amministrative nelle quali insomma, abbiamo trovato l'ente nel momento in cui ci siamo insediati. Si parla di un ente che per intenderci, Si veniva da un da commissariamento. un commissariamento straordinario, sciolto per infiltrazione mafiosa, e soprattutto aveva anche un dissesto sulle spalle, un dissesto che è stato chiuso durante questa legislatura, la mia legislatura, ed era un dissesto finanziario che ammontava a circa 8 milioni e mezzo di euro,
di massa passiva. Contestualmente abbiamo trovato tutta un'altra serie di difficoltà economiche e abbiamo cercato, come dire, sin da subito di affrontarle con il piglio giusto, con la determinazione giusta, e penso che da questo punto di vista abbiamo fatto grossi passi in avanti. Il famoso ritorno alla normalità, così come lo abbiamo sempre definito sin dalla campagna elettorale scorsa, ritenevamo e riteniamo che Cropani aveva la necessità di ritornare alla normalità, appunto dal punto di vista finanziario, attività lunga e ancora in essere in questi 5 anni, ma anche dal punto di vista amministrativo, perché tante erano le problematiche interne al comune. Penso per esempio al scarso numero di dipendenti comunali. Siamo arrivati che c'erano scarsi 10 dipendenti comunali, oggi Cropani ne vanta oltre 20. E quindi questo ci ha permesso di poter lavorare, di poter ricostruire anche un ambiente sereno dal punto di vista amministrativo. E poi ecco gli aspetti sociali e politici. Era un paese abbastanza diviso dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico. Noi da parte nostra abbiamo cercato, come dire, di tenere la porta politica aperta a tutti, di aprire dei ragionamenti con tutti, di cercare di dare risposte a tutti, e penso che oggi, con grande soddisfazione, possiamo dire di aver centrato tanti, tanti obiettivi che avevamo posto alla base del nostro programma. Poi, chiaramente, nel corso di questi 5 anni non possiamo e non vorremmo non farlo, ma è obbligatorio da parte mia, ma da parte di tutti coloro che abbiamo amministrato in questo quinquennio, fare i conti con una pandemia che ci ha, come dire, bloccati su tanti fronti. Però anche questo, diciamo, abbiamo cercato di farlo diventare un momento di impegno, di studio pure se vogliamo, e i risultati sono stati che, mentre da una Trasformarlo in parte un'opportunità. in un'opportunità, se da una parte ci siamo impegnati a risolvere i tanti problemi che il comune aveva e che sono venuti in questi anni, dall'altra abbiamo lavorato tanto, per esempio, in termini di ricerca e di ottenimento di finanziamenti. Quindi questo ci ha consentito oggi, per esempio, di avere a Cropani diversi cantieri aperti, diversi cantieri avviati e avere oltre 12 milioni di euro di finanziamenti pubblici già ottenuti, quasi tutti appaltati. Sindaco, a Cropani coesistono, convivono un po' due anime, no? Insomma, due vocazioni, quella collinare che è rappresentata appunto dal borgo, anzi la regia può già mandare in onda qualche immagine che si riferisce, ecco, le abbiamo del borgo di Cropani, molto bello, con il Duomo, ma tante chiese da vedere, insomma un centro storico veramente da scoprire e apprezzare. Dicevo, la vocazione, l'anima, quella collinare, è chiaramente quella marina rappresentata dalla frazione Marinara. Effettivamente quella di Cropani è una posizione invidiabile, intanto a metà, esattamente a metà tra due centri importanti come Catanzaro e Crotone, situata sulla 106 Ionica. E, insomma, è un comune che ha ancora tanto, un territorio soprattutto che ancora può dare, può vedere uno sviluppo totale, reale ed effettivo su più fronti. Guardatelo questo centro storico, stiamo vedendo, stiamo scorgendo proprio il Duomo in lontananza. A proposito, sono terminati i lavori al Duomo? No, i lavori al Duomo sono in corso, diciamo che c'è la fase oramai finale, quella del messa in sicurezza del tavolato ligneo che c'è nella parte, diciamo, alta all'interno, e dall'ultimo sopralluogo che è stato effettuato insieme alla soprintendenza, insieme al restauratore che sta appunto effettuando queste attività, ci hanno parlato, diciamo, di una consegna dei lavori tra il mese di agosto e settembre. Contestualmente però è venuto fuori un altro importante finanziamento di circa 1.800.000 euro che la diocesi sembra abbia ottenuto, dico sembra perché ancora non è chiaro chi dovrà poi gestire questo finanziamento, molto probabilmente penso alla diocesi, ha ottenuto attraverso il Ministero dei Beni Culturali per diciamo il restauro di questo meraviglioso dipinto che c'è nel soffitto del Duomo. Quindi a breve ci sarà anche un incontro tra tutte le parti chiamate in causa, compreso il Comune, per concordare appunto il prosieguo di queste attività, se possiamo ipotizzare una riapertura del Duomo e contestualmente portare avanti queste attività,
oppure altre ipotesi. Io ovviamente propendo per la prima. Invitiamo i nostri telespettatori a recarsi a Cropani proprio per poterlo apprezzare. Tra poco diamo la parola anche al consigliere Riccio. Andiamo veramente nel cuore del nostro programma. Chiaramente, come dicevamo nel preambolo, Cropani punta tanto sulla risorsa mare, anche perché, come si diceva in apertura, la sua popolazione quintuplica addirittura nei mesi estivi. Allora, Sindaco Mercurio. Già dagli anni 80 Cropani ha avuto un boom, ha registrato un boom di presenze, no? Con i tanti villaggi, tanti altri villaggi sono nati poi negli anni 90 e nei primi anni 2000, fino a contare un numero di presenze sicuramente rilevante e notevole ogni estate. Peraltro sono anche tante le iniziative collaterali, culturali e non solo, tra poco ce ne parlerà anche il consigliere Riccio per quanto riguarda la programmazione 2024. Dicevo, risorsa mare, Sindaco Mercurio, sicuramente una priorità per Cropani che potrebbe, se ne parla da sempre anche di questo, ma purtroppo in Calabria non siamo riusciti ancora a centrare questo obiettivo della destagionalizzazione. Cropani potrebbe vivere di mare da maggio, se non da aprile, diciamo da maggio fino a ottobre inoltrato. L'anno scorso, ad esempio, le condizioni meteo, il clima lo hanno permesso, no? Si è andati al mare fino a fine ottobre, però insomma è successo un po' quello che accade un po' ovunque, lidi e stabilimenti balneari di fatto, tranne qualche rara eccezione a cui diamo merito, di fatto chiudono i primi di settembre, quindi non si riesce a sfruttare totalmente questa risorsa mare. Come vi state muovendo? Beh, intanto mi permetto di fare una piccola rettifica ad un dato numerico che hai implicitamente dato. Noi non ci quintuplichiamo, noi ci triplichiamo, perché le nostre presenze da circa, come hai detto, 4.830 residenti diventiamo all'incirca 15.000, Sì, quindi ci era un dato che triplichiamo. avevamo Sì. riscontrato, insomma, però evidentemente è Rispetto un al dato passato, sì, inesatto. in passato quando eravamo di meno i residenti era questo. E dunque, sì, la destagionalizzazione. Il problema qual è? Il problema è che noi viviamo di un turismo di ritorno fondamentalmente. Quindi la nostra grande carenza è quella delle strutture ricettive. Abbiamo poche strutture ricettive e quindi da noi tendono a ritornare i turisti che sono quelle persone che nel tempo sono emigrate e che quindi vengono a Eccola, Sindaco, questa è Cropani, Cropani questa è Marina, Cropani siamo Marina. all'altezza del lungomare, Sì. queste belle immagini, guardate questo mare azzurro, insomma, poi c'è peraltro anche una bellissima pineta, no? A Cropani Sì, da c'è sempre. una pineta, c'è una zona speciale di conservazione proprio all'interno di questa pineta e non solo. E dunque, le attività, noi siamo in piena attività, nel senso che come gli scorsi anni, quest'anno di più, stiamo cercando di arrivare pronti quantomeno all'1 luglio. I lidi, devo dire che c'è stato un cospicuo miglioramento, nel senso Inversione che di tendenza. un'inversione di tendenza, nel senso che tanti lidi intanto si sono ammodernati dal punto di vista proprio strutturale, dopodiché molti stanno aprendo subito i primi di giugno. In questo momento su 7 lidi mi pare che 4 siano già attivi e questi sono numeri Bel segnale, importanti bel per noi. segnale. Noi da parte nostra, per esempio, la spiaggia è stata già pulita, già è in Siete comune corso, plastic free, siamo comune insomma, plastic puntate free. tanto sulla pulizia delle Sì, spiagge, no? In questo assolutamente. periodo. Poi di questo magari il consigliere Riccio entrerà Sì. più nel dettaglio, visto anche la delega che le deleghe che lui ha. Però ecco, per esempio, noi già da domani monteremo le passerelle di accesso al mare. E attenzione, sono le passerelle comunali, quindi con gli ingressi, tutte le informazioni necessarie di accesso alla spiaggia, con i cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti. Faremo un punto di informazione turistica quest'anno, quindi una novità. Bello. Quindi ci sono tutta una serie di attività che intendiamo portare avanti. Riconosciamo, come dire, anche su questo un ritardo dovuto alle condizioni in cui abbiamo trovato, perché oggi possiamo, come dire, prevedere in bilancio delle risorse da dedicare sia all'attività di pulizia della spiaggia, di pulizia delle strade. Quando siamo arrivati tutto questo non c'era. C'erano pochissime risorse e quindi dovevamo fare, come dire, un po' i salti mortali per arrivare ad essere un minimo sufficientemente preparati alla stagione estiva. Quest'anno abbiamo potuto dedicare, così come lo scorso anno, delle risorse maggiori dal punto di vista proprio del bilancio,
E così, ecco, per esempio, l'investire sulla promozione turistica. E questo non è poco, quindi ci sarà questo punto di informazione, stiamo organizzando la gestione di questo punto di informazione, stiamo organizzando delle guide che potranno, come dire, accompagnare i turisti che vorranno, per esempio, in una zona speciale di conservazione, piuttosto che nell'area archeologica, piuttosto che nel borgo di Cropani. Ecco, quindi queste sono un po' le attività che stiamo mettendo in campo per cercare di consapevoli dei ritardi che non sono ritardi del nostro comune, ma sono dei ritardi un po' territoriali, insomma, se vogliamo. I ritardi sarebbe stolto e sciocco, no? Negarli o ometterli, ci Assolutamente. stanno ovunque purtroppo. Abbiamo visto il lungomare, anzi lo stiamo vedendo, come diceva il sindaco, tanti nuovi lidi sono nati, questo è un bel segnale, insomma tanti giovani si ritrovano annualmente nei locali, negli stabilimenti di Cropani, che si sono attrezzati, si sono modernati, ci sono nuove strutture. Consigliere Riccio, lo anticipava il sindaco, insomma, voi siete un comune plastic free, puntate tanto sulla pulizia delle spiagge, vi siete già adoperati in questa pre-estate 2024, possiamo dire, insomma, a tutti i fruitori del mare di Cropani, delle vacanze a Cropani, che siete, diciamo, abbastanza pronti. Sì, siamo abbastanza pronti e aggiungo, oltre a dare la risposta immediata, che è quella che insomma, arriva quando siamo alle porte della stagione estiva, noi ci preoccupiamo anche durante l'inverno. La nostra formazione e l'impulso anche con le scuole per poter formare i nostri giovani dal punto di vista ambientale, per il rispetto del territorio, per il rispetto del mare, per il decoro, è in primissima linea, diciamo, tra le nostre azioni. E anche questo sta dando tanti frutti. L'anno scorso siamo riusciti, attraverso proprio l'aiuto di tutti questi ragazzi, ad essere un comune a cui hanno assegnato la ricicletta, cioè abbiamo raccolto tante lattine. Con queste lattine è stata fatta una bicicletta in alluminio che ci è stata donata. Quest'anno speriamo di poterlo ripetere, questo progetto. Ma soprattutto noi partiamo anche per prima cosa a rendere il comune dal punto di vista anche dell'accoglienza, del decoro. Quindi non è soltanto la spiaggia a cui noi ci rivolgiamo e mettiamo le attenzioni a livello di pulizia, ma soprattutto nelle strade del paese, i marciapiedi, lo sfalcio dell'erba, degli alberi, e anche questo poi lo facciamo sulla spiaggia e rende proprio decoro a tutto quello che sono le bellezze del nostro territorio, perché siamo ben consapevoli di avere una bella macchina che può dare tanto tanto, e Cropani penso che non sia seconda a nessuno sotto questo Eh punto di sì, vista. Cropani, io credo che sia al 30-40% di ciò che può dare, sindaco, nel senso perché le spiagge così dorate, una sabbia veramente unica come quella dello Ionio. Si parlava prima di area archeologica, si può fare qualcosa in più? Domanda per entrambi velocemente, insomma, anche per farla scoprire meglio quest'area archeologica, un po' nascosta. Rispondo io prima. Assolutamente non si può fare, si deve fare di più. Ecco, da questo punto di vista non dimentichiamo che, per esempio, Cropani ha un museo, che è il Museo dell'Antiquarium, dove appunto i ritrovamenti che sono stati fatti negli anni 90, nell'area archeologica, quindi nella necropoli che si trova sul Colle Basilicata, poi sono stati sistemati in questo museo. E questo museo oramai, diciamo, che è pronto a partire, manca di un aspetto fondamentale, che è quello dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Quindi siamo all'opera, tra l'altro, consegnati i lavori del complesso di Santa Caterina, fondi PNRR 2 milioni e 2, tra cui appunto anche all'interno c'è il museo. E quindi, ecco, le attività da mettere in campo sono sicuramente quelle, intanto, della promozione turistica di queste realtà. E quindi ecco, ritorno a quanto dicevamo prima, cioè quest'anno dare la possibilità a coloro che vorranno visitarlo di poterlo visitare, quindi di poterlo aprire magari in degli orari prestabiliti o delle visite prestabilite, e poter, come dire, far vedere queste nostre bellezze. E poi c'è appunto l'area archeologica, tutta la nostra area. Tutta l'intera area, tutto il territorio, che è poi l'area della Magna Grecia, e
è, come dire, è interessata da ritrovamenti. È chiaro che se queste attività riprendono e queste attività vanno avanti, potremmo scoprire quell'oro che è nascosto, diciamo, sotto il terreno dove noi quotidianamente viviamo, sotto il territorio dove noi, il terreno, diciamo, proprio vegetale. E questo potrebbe essere, quindi, questo rientra in quella potenzialità enorme che il nostro territorio ha. Io chiudo dicendo cosa? Che per poter, come dire, impegnarsi su queste cose bisogna avere anche il tempo per poterlo fare. E il tempo che noi abbiamo avuto a disposizione l'abbiamo dovuto impiegare per risolvere tanti problemi del Comune di Cropani. Quindi ci auguriamo, come dire, di avere in prospettiva anche un tempo più lungo per poter continuare ad amministrare il nostro paese e in questo tempo poterci dedicare a queste attività che inevitabilmente abbiamo dovuto mettere da parte in questo primo mandato. Curiosità, sindaco, poi passiamo la palla al consigliere Riccio. La torre che si affaccia sul fiume Crocchio, che potrebbe essere anche qualcosa di identitario, di iconico, di simbolico, no? Per Cropani, chiaramente appartiene a un privato se non Sì, vado ricade in un errato, appartiene a un territorio. privato, quindi non si può fondamentalmente intervenire se non su decisione del privato stesso, però potrebbe diventare anche proprio un'icona, no? Anche in termini di souvenir, passami il termine, insomma, di Cropani. Ma anche su questo, intanto la torre è all'interno della zona speciale di conservazione, Sì. insieme alla foce del Crocchio. La zona speciale di conservazione, la nostra zona speciale di conservazione si chiama Torre del Crocchio, giusto? Foce del Crocchio, scusate, ho sbagliato, la torre è il Torrino. E quindi da questo punto di vista assolutamente deve rientrare in una propria meta turistica. Ecco Cosa che finora che non è mai non è avvenuta. mai avvenuto ed è quello che appunto dicevo poc'anzi, quindi i tre luoghi che noi vorremmo, come dire, promuovere quest'anno durante la stagione estiva sono la zona speciale di conservazione con all'interno il Torrino, quindi la Foce del Crocchio, l'area archeologica, che si trova sul Colle Basilicata, sopra Cropani Marina, e tutto il borgo, Bello. con le chiese, il museo, i vichi di Cropani, insomma. Progetto bello e ambizioso. Consigliere Riccio, che numeri vi aspettate in quest'estate 2024 dal punto di vista turistico? Allora, diciamo che già da adesso, praticamente ad agosto, è quasi impossibile trovare un posto, una locazione, quindi diciamo che negli ultimi anni si è registrata proprio una tendenza ad andare al sold out dei posti che sono disponibili sul territorio. Quindi penso che già tranquillamente, se non una conferma, anche un miglioramento da questo punto di vista, perché c'è richiesta di poter venire a Cropani. Insomma, segnali positivi. In Sì, su questo sì. virtù di tutto questo, io devo fare una domanda al sindaco Mercurio, in virtù di tutto questo ampio preambolo, cioè abbiamo visto, abbiamo detto e soprattutto abbiamo visto ciò che è Cropani e ciò che può dare Cropani. Sindaco, Cropani può anelare al riconoscimento di bandiera blu nei prossimi anni, anche in base non solo alle condizioni del mare di cui parleremo tra poco, ma anche in base alle strutture ricettive, alla ricettività. Anche su questo mi sento di dire che deve essere un imperativo, non può, deve ambire a questo riconoscimento. Noi sono 4 anni che partecipiamo, ci autocandidiamo, così come prevede la prassi, al riconoscimento di bandiera blu. Aggiungo che quest'anno abbiamo fatto un'importante autocandidatura, supportata da una progettazione seria, fatta molto bene, molto nel dettaglio. È chiaro che poi io personalmente posso certificare che in termini di servizi e in termini di attività da mettere in campo non siamo secondi a nessuno. Poi questo non significa che non ci siano le criticità di cui abbiamo parlato e che, come dire, dobbiamo necessariamente migliorare, ma dobbiamo migliorarle come territorio. Quindi su questo io sono molto fiducioso perché negli ultimi anni gli amministratori di questa parte di territorio, compreso Cropani, sono degli amministratori secondo me capaci, secondo me delle persone che hanno tutte le caratteristiche per poter lavorare in questo diciamo, aspetto importante. Quindi noi da parte nostra, fin quando avremo, come dire, la possibilità di farlo, lo continueremo a fare,
continueremo a lavorare. Ecco, il lavoro preparatorio di quest'anno della nostra spiaggia è un lavoro che era frutto della progettazione fatta per partecipare alla bandiera blu. Noi ci siamo promessi con il consigliere Riccio, con tutto lo staff che ha lavorato a questa importante candidatura, che a prescindere dal riconoscimento avremmo comunque messo in campo quelle attività e lo stiamo facendo. Porto un esempio su tutte: abbiamo messo in funzione dei servizi igienici che erano abbandonati proprio sul lungomare, posizionando all'esterno anche delle docce, e quindi anche qui attraverso una manifestazione di interesse la daremo in gestione all'esterno per poterle mettere in funzione. Questo per esempio è un servizio che viene richiesto e che è premiale rispetto alla candidatura per ottenere il riconoscimento di bandiera blu. Porto un esempio, ma potrei parlare per esempio delle passerelle, come ti dicevo, ne avevamo 7, quest'anno ne abbiamo portate 8, e poi ogni lido ha la sua, quindi stiamo parlando di accessibilità al mare per i disabili. Nel punto di informazione, sempre attraverso una manifestazione di interesse, un'associazione darà la possibilità alle persone con disabilità di poter fare il bagno, quindi ci sarà un punto di informazione a ridosso del lungomare e a fianco partirà una passerella che arriverà fino in mare, e questa associazione attraverso le sedie job e attraverso personale che metteranno loro a disposizione consentiranno alle persone con disabilità di poter fare il bagno a mare. Ecco, sono tutti aspetti che servono e che necessitano per ottenere il riconoscimento, il vessillo di bandiera blu. Cropani lo sta facendo a prescindere da questo riconoscimento. Noi stiamo facendo un percorso verso la bandiera blu e sono convinto che perseverando in questo percorso, prima o poi riusciremo ad ottenere anche noi questo importante riconoscimento. Sicuramente. Sindaco, accennavi alle criticità che ci sono a Cropani come ci sono in tutti i centri calabresi, insomma, perché questo è inoppugnabile. Tra le criticità, nel periodo estivo, quando la popolazione, come diceva il sindaco, si triplica, c'è sicuramente una carenza idrica rispetto ai periodi normali dell'anno. Villaggio Carrao è stato veramente uno dei fulcri del turismo ionico, del turismo calabrese negli anni 80, negli anni 90, anche nei primi anni 2000. Poi anche durante la fase commissariale dell'ente comunale, insomma, vissuto una fase, definiamola, di decadenza. C'è peraltro anche un contenzioso, una vicenda giudiziaria nella quale non vogliamo assolutamente decisamente entrare, mancando l'altra parte di conseguenza, però chiedo al sindaco, insomma, anche interpretando le domande dei tanti villeggianti, dei tanti turisti del villaggio Carrao, chiaramente la vostra intenzione, la vostra ambizione, il vostro obiettivo è quello di restituire al villaggio Carrao, di farlo ritornare al vecchio splendore. Così? Assolutamente. Intanto sulla carenza idrica, è una carenza, come ben sottolineavi tu, territoriale e non ovviamente comunale. Su questo siamo impegnati in prima linea attraverso un'interfaccia continua con Sorical, che è l'ente, diciamo, che gestisce le linee principali che poi di adduzione, diciamo, ai nostri serbatoi comunali e poi, ecco, di immissione nelle reti comunali. Partiamo da una condizione della rete comunale che è vetusta, partiamo di reti che hanno al minimo 50 anni e che purtroppo, ecco, su questo devo dire che mentre su tanti aspetti i governi che si sono susseguiti fin qui si sono attivati attraverso le risorse del PNRR per poter mettere i comuni nelle condizioni di ottenere dei finanziamenti per rifare queste reti, purtroppo su questo si riscontra un certo ritardo, quantomeno per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. C'è stato un passo in avanti, per esempio con la costituzione di Arrical, di questa, diciamo, società partecipata della quale facciamo parte praticamente tutti i comuni calabresi, e quindi rispetto al 2023, anno in cui è partito questo percorso, loro insomma, hanno dato 4 anni di tempo per arrivare a gestire interamente sia la parte, diciamo, idrica che la parte dei rifiuti dei comuni. Quindi, ecco, ci sono in campo importanti attività che non riguardano soltanto il comune. Noi da parte nostra stiamo cercando, attraverso
un sistema di manutenzione idrica intanto adeguato, di farci trovare pronti. E quindi ecco, vengo al villaggio Carrao. Il villaggio Carrao, intanto ci tengo a dire che noi non l'abbiamo mai visto come un problema, ma sempre come una risorsa. Chiaramente una risorsa che è stata abbandonata per troppi anni e che oggi, più degli altri problemi, sconta. Ha bisogno di essere affrontato questo problema. Noi lo abbiamo affrontato. L'abbiamo affrontato attraverso l'esecuzione della sentenza di cui parlavi prima tu, quindi una sentenza che è stata emessa dalla Corte d'Appello nel 2014, che è passata in giudicato e che da parte nostra, dopo una primissima interlocuzione con la società che è appunto è proprietaria del villaggio Carrao, nonché della Riviera del Sole, interlocuzione infruttuosa, siamo passati alla fase dell'esecuzione. L'esecuzione della sentenza è una fase molto avanzata, noi ci auguriamo da qui già a quest'estate, quindi ad avere delle notizie un po' più certe, un po' più concrete da questo punto di vista, che puntualmente poi troveremo il modo di comunicare non solo agli abitanti di Cropani, ma anche e soprattutto ai villeggianti. E da questo punto di vista, appunto, ecco, nel momento in cui il comune di Cropani diventerà proprietario di quello che deve diventare proprietario, questo è quello che sta avvenendo. L'esecuzione porterà ad avere la piena titolarità da parte del Comune di Cropani su queste aree, quindi sulla viabilità, su tutto, sugli impianti, okay? E quindi a quel punto il Comune sarà nelle condizioni di poter investire strutturalmente, cosa che al momento non può fare. E quindi agiamo attraverso quello che la legge e la norma ci consente di fare. Attualmente c'è anche un'associazione, Santa Chiara, che si occupa un po' del decoro nel villaggio Carrao e chiaramente dà anche una mano su più fronti. Depurazione, sindaco, insomma, anche questo è un aspetto che attanaglia un po' tutti i centri calabresi, ionici e tirrenici. Purtroppo devo dire che il presidente Occhiuto si è battuto e si sta battendo tanto per fronteggiare questa emergenza. Ci sono stati anni positivi in Calabria per quanto riguarda il mare, anni meno positivi. Chiaramente anche Cropani, così come tutti i comuni, in questo caso della fascia ionica, risente di questa problematica. Direi a Cropani molto circoscritta, molto limitata in una determinata fascia e orario mattutino. Siete però sul pezzo, peraltro molte verifiche, molti controlli con Arpagal. Sì, dunque su questo intanto c'è da precisare che ogni comune del territorio è dotato del proprio sistema di depurazione. Il nostro è un sistema perfettamente funzionante, chiaramente mi riferisco in maniera principale a quello di Cropani Marina, che si trova in località Passo Crocchio, dove appunto convoglia tutta la linea fognaria. Cropani Marina è interamente collettata, quindi non possiamo dire con assoluta certezza che non ci sono scarichi abusivi. Il sistema di depurazione funziona sufficientemente bene e quest'anno, in questa fase, proprio in questi giorni, sono in corso dei lavori di sistemazione e di potenziamento del nostro depuratore, attraverso appunto l'attenzione che la Regione Calabria ha voluto porre a questa parte di territorio, dalla quale noi siamo parte integrante, e attraverso un finanziamento di 100.000 euro, che non sono tantissimi, però servono, come dire, a mettere appunto quegli aspetti che magari viceversa dovevamo trovare le risorse attraverso fondi comunali. Quindi da questo punto di vista io dico che il problema depurazione, se c'è, non è da ricondurre né al collettamento fognario, tantomeno ai depuratori che sono esistenti. E questo penso di poterlo dire soprattutto per la parte dei depuratori, anche per i paesi confinanti ai nostri. Non sono mega depuratori nostri, ma sono dei depuratori, quindi che non sversano in mare la parte depurata. Quindi questo è un ulteriore aspetto. Poi, sulla problematica che durante, come dire, una determinata fascia oraria... Sì, ma come abbiamo detto è oraria, un problema di tutta la Calabria, purtroppo. Sì, durante una determinata fascia oraria si verificano in maniera anche a volte per noi amministratori imbarazzante, cosiddetto mare sporco, assolutamente non inquinato,
Secondo me ci sono degli aspetti che vanno ricercati non tanto nella depurazione, ma anche e soprattutto sui fondali marini e su tutta una serie di attività, come dire, fisiologiche e naturali che si svolgono e che poi riversano, come dire, sulle nostre coste queste chiazze che devono essere, come dire, assolutamente studiate. Da questo punto di vista, anche su questo, i contatti, i rapporti con ARPACAL sono assolutamente ottimali. Ritorno giusto un attimo sulla bandiera blu, sulla candidatura alla bandiera blu. La candidatura alla bandiera blu implica il dover allegare delle analisi che vengono eseguiti da ARPACAL in determinati punti specifici della nostra costa, così come della costa, di tutta la costa italiana, e danno dei risultati. Ebbene, i risultati delle nostre acque sono acque eccellenti. Quindi io, da questo punto di vista, l'imbarazzo diventa doppio poi, perché se da una parte che vado al mare tutti i giorni, porto la mia famiglia, ci sto lì con i miei parenti, con i miei amici, con i miei cittadini, vedo queste chiazze arrivare sulla nostra costa, dall'altra, quando partecipiamo alla bandiera blu e ritiriamo questi certificati, queste certificazioni, ci dicono che le nostre acque sono eccellenti. E quindi voglio dire che ecco, la regione Calabria, che ARPACAL approfondisse per bene questi aspetti, questo fenomeno, e che in maniera chiara possiamo dire tutti quanti insieme con forza qual è il problema e da dove deriva. Bene, e allora consigliere Riccio, insomma, ambiente e turismo fondamentali per l'offerta di Cropani anche in questa estate 2024, non mancheranno tante iniziative anche dal punto di vista culturale, turistico, insomma, spettacoli vari. Peraltro voglio ricordare, Raffaele, anche il Teatro del Mare, no? Tra le tante strutture, perché ormai negli ultimi anni è diventato un po' un luogo di melting pot, una bellissima, no? Nel senso, iniziativa. Tante iniziative, concerti, premi, ma iniziative disparate, quindi veramente si presta bene, perché è un teatro sul mare, praticamente, perché affaccia sul lungomare di Cropani e di conseguenza sul mare, quindi veramente un'area bella tra quelle che vi consigliamo di vedere. Dicevo, consigliere Riccio, insomma, tante iniziative in programma. Sì, sì, ci sono tante iniziative sia a livello culturale sia a livello enogastronomico che comunque tendono tutte quante a valorizzare il nostro territorio. Tengo a precisare che da questo punto di vista è stato fatto un ottimo lavoro dal collega assessore Dario Mercurio, che si occupa... Tra poco, intanto scusami, tra poco vediamo qualche immagine che abbiamo registrato l'anno scorso, lo scorso anno, sul lungomare, eccole, in occasione della festa della birra, dovrebbe essere il 17-18 agosto. 16-17. Sì. Questa qua è la festa della birra che è stata fatta l'anno scorso. Dicevo, c'è il mio collega, il consigliere Dario, l'assessore Dario Mercurio, che ha istituito in collaborazione con le tante associazioni che abbiamo sul territorio un calendario di primissimo ordine che mette in risalto quelle che sono le nostre peculiarità, tanta musica, divertimento, che in questo periodo, diciamo, sta ultimando e a breve dovremmo vederlo attraverso i canali social pubblicato, quindi Cropani ci sarà, sarà una tappa e una meta che io auspico che tanta gente verrà a trovarci, perché è di primissimo livello. Bene, ci avviciniamo al termine di questa nostra puntata speciale dedicata a Cropani, però voglio ancora approfondire due argomenti. Intanto la regia, se può preparare le immagini dell'inaugurazione della biblioteca di Cropani, biblioteca comunale avvenuta qualche mese fa, tra poco ne parliamo, eccole qui. Però al sindaco Mercurio voglio, aspettiamo un attimo regia, perché voglio fare una domanda su un argomento altrettanto delicato al sindaco Mercurio, perché lo scorso anno, Raffaele, era stata paventata addirittura la creazione di un centro di accoglienza all'interno di un villaggio di Cropani. Chiaramente questo poi ha scatenato le reazioni di villeggianti, per fortuna poi hai smentito, insomma, questa ipotesi, è intervenuto anche il prefetto stesso su tua iniziativa. Come stanno le cose, se è cambiato qualcosa? No, diciamo che non è cambiato nulla, nel senso che quella notizia era una notizia intanto fondata, nel senso che
c'era stata un'interlocuzione tra me e il prefetto Ricci, il nostro prefetto di Catanzaro, un'interlocuzione assolutamente costruttiva nella quale ho rappresentato sin da subito a Sua Eccellenza le difficoltà che avrebbe, come dire, le problematiche che sarebbero scaturite da questa eventualità. Il prefetto, devo dire, che Ha ha compreso. accolto e ha compreso le mie ragioni, le ragioni che poi erano ovviamente di tutti i cittadini cropanesi. E questa notizia, diciamo, poi è stata da me più che smentita, è stato spiegato che appunto non sarebbe nato questo centro di accoglienza e nulla, quindi tutto è rimasto com'era e da questo punto di vista, ecco, mi sento di rassicurare ulteriormente tutti sul fatto che Cropani rimane sicuramente un paese dell'accoglienza, penso per Lo è sempre esempio, stato. lo è sempre stato negli anni, ma soprattutto penso all'inaugurazione dell'importante opera d'arte Manes Nostri Sì, che ad abbiamo fatto insieme ottobre sul all'istituto, lungomare. proprio al teatro di cui tu Sì. parlavi. Anzi, colgo l'occasione per dire che un'altra attività che abbiamo portato avanti è stata quella della toponomastica, che oggi è all'attenzione della prefettura di Catanzaro e quel teatro porterà il nome Teatro Mediterraneo. Benissimo. Quindi nel Teatro Mediterraneo di Cropani c'è questa opera d'arte Manes Nostri che è il frutto è stata realizzata con i resti del Caicco che Sì. A purtroppo è andato naufragato. Tra l'altro Cutro, steccato di Cutro. seccato di Cutro, veniamo negli ultimi giorni anche a Da fatti. un'altra tragedia. Quindi da una parte continuiamo ad essere il paese dell'accoglienza. Dall'altra, certamente, vogliamo continuare ad essere il paese che fa turismo. Turismo e cultura, ora vediamo le immagini della biblioteca comunale intitolata Saverio Grande, ex giornalista e docente, figura iconica a Cropani e non solo a Cropani, perché eccole, questa è l'inaugurazione della biblioteca, c'eravamo noi di RTC come sempre, c'è anche il collega Stanizzi, Luigi, che è una figura importante per la biblioteca, ecco l'inaugurazione, c'è anche il parroco Don Critelli e il sindaco, c'era anche il sindaco di Gasperina, perché dicevo, Saverio Grande è stata una figura importante anche per Gasperina, tanti arrivati un po' da ogni luogo della Calabria per l'occasione. Questo è un punto nevralgico culturale nel borgo, Raffaele, decisamente centrale, baricentrico, di fronte al Duomo. Sì, questa diciamo è una bella soddisfazione, perché come tu sai, molti sanno, il mio interesse verso la letteratura, verso la cultura è stato sempre massimo. La Masnada, Proprio la ricordiamo, Masnada e in quella ricordiamola, piazza abbiamo realizzato tanti festival di letteratura, dai. C'è anche il maestro Cimino, fammelo Maestro ricordare, che è Cimino, un'altra icona di sì. Cropani, direttore della E banda. quindi aver potuto, come dire, inaugurare, aprire questa biblioteca che, come ho sempre detto, non è la biblioteca del sindaco, tantomeno quella del comitato di gestione, ma è la biblioteca di tutti, nella quale già si stanno facendo delle importanti iniziative. Tra l'altro a breve uscirà un calendario di presentazioni di libri promosse appunto dalla Masnada, da Ampi, dal Rotary e di altre associazioni che sono, come dire, di questa vocazione culturale, letteraria nel nostro paese e quindi ecco sì, è una grande soddisfazione collocata nel pieno, nel cuore del centro storico di Cropani e che appunto vogliamo valorizzare insieme a tutte le altre, a tutti gli altri monumenti, le chiese e a tutte le bellezze del centro storico di Cropani. Insomma, c'è dinamismo e c'è fermento a Cropani. Fatevi un'idea anche quest'estate, andate a Cropani, Borgo, Marina e anche Frazione Cuturella perché ci sono altre cose da vedere, da scoprire. Domanda per il consigliere Riccio dal punto di vista ambientale. Sapevo di un'area, nello specifico un'area limitrofa al torrente Scilotraco, che è un po' il confine tra Cropani e Sellia Marina. Abbiamo fatto questa domanda anche ai candidati a sindaco di Sellia Marina qualche settimana fa, qui presenti in studio. Effettivamente dicevano, insomma, che c'è questa competenza un po' tra i due comuni, insomma, voi comunque vi state adoperando per la pulizia di quell'area.
Allora, diciamo che su quell'area c'è stata tanta attenzione, È sin da. un'area un po' sempre, che è sempre stata un po' deturpata, non so sinceramente da chi, dai passanti, dagli abitanti, questo non lo so, però è sempre stata un'area un po' deturpata, È vero? un'area deturpata perché si trova comunque in una zona periferica dove è facile che gli Scaricare, avventori. diciamo. È facile andare lì e depositare qualsiasi tipo di roba. Comunque, in ogni caso, diciamo che noi, fin da quando ci siamo insediati, abbiamo prestato molta attenzione anche su questa problematica. Tant'è che nel maggio del 2021 abbiamo istituito un protocollo d'intesa insieme al Comune di Sellia Marina proprio per la tutela e la salvaguardia e la bonifica di questo torrente scilotaco. Operazione che è stata fatta nel 2021, poi abbiamo ripetuto anche nel 2022. Personalmente devo dire che questa cosa mi sono trovato l'altro giorno con il nuovo sindaco in carica, Placido, al quale ho fatto già la battuta. Possiamo portare ancora avanti questo protocollo d'intesa? Lui mi ha detto: dammi tempo che adesso faccio la nuova nomina, la nuova giunta, i nuovi Eh assessori sì, si è e insediato da poco. sicuramente lo porteremo avanti perché comunque altrimenti che tutta quella robaccia andrà a finire in mare non ha assolutamente senso tutto il Eh discorso che sì, abbiamo chiaro. fatto finora. Posso Certo, aggiungere una certo. considerazione a questo? A breve da noi partirà un sistema di videosorveglianza e nei punti, i punti che abbiamo, come dire, individuato da poter videosorvegliare sono proprio queste zone qua, quindi anche su Viale Carrao, che è il viale che porta verso lo scilotro, quindi verso questo passaggio che è un passaggio un po', diciamo, complesso, ecco. Diciamo così. Raffaele, chiudiamo veramente con una battuta che poi tanto battuta non è, Cropani deve diventare, lo è già di fatto, ma può ulteriormente rafforzare questa sua vocazione, una perla tra il crocchio e lo scilotro. Potrebbe essere La presila, una buona. Certamente, quindi è la voglio presila. dire, siamo il mare Ionio Potrebbe davanti, essere una quindi buona occasione anche di marketing. siamo circondati da bellezze che vanno assolutamente valorizzate. C'è dinamismo, c'è fermento e ci sarà sicuramente un'estate all'altezza della situazione, come è stata la scorsa, come sono state quelle precedenti, con tante iniziative. Il Comune svelerà un po' questo cartellone, questa programmazione tra qualche settimana. Ci saremo anche noi di RTC come sempre. E allora io ringrazio il Sindaco Mercurio, credo che. Insomma, siamo riusciti, Sindaco, a scandagliare un po' tutto ciò che è stato fatto e che comunque volete ancora realizzare a Cropani in questi 5 anni di amministrazione. Chiaramente lo sguardo è già proiettato al futuro da parte tua, no? Assolutamente, abbiamo seminato tanto, abbiamo lavorato tanto e tra un anno alzeremo la testa e ci guarderemo indietro rispetto a quello che abbiamo fatto, ma soprattutto guarderemo avanti. Bene, grazie anche al consigliere Riccio, delegato al turismo e ambiente. Grazie Lino. Grazie a te per l'invito, grazie tante. E grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, magari abitanti di Cropani e non solo, chiaramente anche tanti immigrati, noi li salutiamo, Raffaele, Assolutamente, perché io voi fate una quando festa per gli emigrati l'8 agosto, mi 8 pare, no? agosto, sì, ci sarà Biagio Izzo quest'anno che allieterà quella serata, la festa degli emigranti organizzata da un'associazione cropanese e io quando saluto o faccio auguri sui social dico sempre ai cropanesi vicini e a quelli lontani, quindi adesso arriva l'estate e noi che abbiamo appunto il turismo di ritorno aspettiamo a braccia aperte i nostri emigranti. Anche perché quelli lontani, quando tornano in estate o magari a Natale, non vorrebbero più ripartire. Assolutamente, vabbè, e poi mettici dentro anche il periodo pasquale con la bella processione dell'Anaca, per L'anaca, loro sì. sono sempre dolori, ognuno di noi ha, diciamo, parenti che stanno fuori e sappiamo il legame veramente profondo e lontano che c'è tra queste persone. E questi nostri concittadini e Cropani. L'Anaca di Cropani, che noi di RTC abbiamo sempre trasmesso di anno in anno, che vi invitiamo anch'essa a vedere nel venerdì prepasqua, il venerdì santo. Grazie al Sindaco Mercurio e al Consigliere Riccio. Alla prossima settimana con RTC Focus, l'approfondimento settimanale
radio televisivo di RTC. Grazie e a presto.